Erano dei controlli saltuari che sono andati male, ma su zone in realtà dove non ci sono spiagge, insomma, qualcuno faceva il bagno in quella parte di via Partenope dagli scogli, ma insomma le spiagge importanti, quelle molto frequentate, quella cosiddetta Mappatella Beach, cioè la Rotonda Diaz, tutte le spiagge di Posillipo, non c'è mai stato nessun problema. Il mare è stato giudicato da ARPAC eccellente, o qualche piccolo tratto solo buono, quindi problemi grandi non ce ne sono stati. Ci sono stati la scorsa settimana questi due test, diciamo uno nella zona di via Partenope, uno nella zona di Mare Chiaro, che hanno dato esito sfavorevole alla balneazione, e quindi secondo procedure si sono prese le conseguenze del caso, ma in realtà mi risulta non c'è ancora la piena ufficialità che adesso i test ripetuti domenica abbiano avuto invece un esito positivo per la balneazione, quindi siamo in attesa della comunicazione ufficiale, ma revocheremo la non balneabilità su via Partenope e lo sconsiglio, perché lì non c'era un divieto. E a Mare Chiaro. Poi rimane un tema di controllo stretto dei troppo pieno, dei natanti che magari buttano anche loro qualcosa che non dovrebbero buttare, cioè il mare è eccellente o buono, ma insomma necessita di cura continua. Beh, abbiamo riaperto l'arenile comunale, che sono 7.500 metri quadri, compresi fra il cosiddetto arenile, dove si tengono tanti eventi, e il cosiddetto Lido Fortuna, dove si va a pagamento, quindi è un misto fra il Lido Fortuna. E l'arenile l'abbiamo riaperto dopo anni, quindi con tanto di docce, con tanto di pedane sia all'ombra che al sole. Qui stiamo facendo passi anche lì. La spiaggia è stata messa in sicurezza rispetto alle bonifiche. Sul mare si vive una contraddizione, nel senso che la qualità dell'acqua è probabilmente eccellente. Il problema è il fondale. E quindi qui il commissario per Bagnoli, che è il sindaco, ma non in veste di sindaco, sta facendo studi approfonditi per capire come risolvere questa questione. Cioè, in realtà, se non si smuove il sottofondo, l'acqua è balneabile. Il problema è il sottofondo, che risente del quantitativo di metalli pesanti, tipo insomma i talsidere. Questo è un'altra cosa molto importante che stiamo approfondendo, è il litorale San Giovanni a Teduccio, dove pure ci sono spiagge importanti, anche molto frequentate, e almeno l'uso della spiaggia è all'attenzione del Ministero della Sanità, perché i test che abbiamo fatto non sono così negativi, quindi siamo in attesa di capire se si può ufficializzare almeno in parte l'uso per elioterapia. Poi lì la cura del sistema fognario è complicata, ci stiamo dedicando molto, perché lì arrivano tanti collettori, tanti canali, che da quella era un'area. La cosiddetta area del Sebeto, insomma, adesso non c'è più Sebeto, ma ci sono tanti canali. Quella richiederà anni, ma stiamo lavorando su queste grandi superfici di Bagnoli e di San Giovanni a Teduccio.